Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. Il tema degli strumenti musicali a servizio della liturgia è sempre stato un problema complesso e controverso fin dagli inizi della storia della Chiesa. Possiamo sintetizzarne così gli aspetti. 1. Gli strumenti come sostegno del canto. Gli strumenti accompagnano la parola rituale, la sostengono, appunto. È la parola che deve essere messa in risalto e apparire in tutta la sua chiarezza e intelligibilità. Già Pio X, nel motu proprio tra le sollecitudini, ribadiva la priorità del canto e affermava che gli strumenti musicali devono semplicemente sostenerlo e mai opprimerlo. 2. La musica strumentale pura e il ruolo dell'organista in particolare. La musica strumentale pura appare solo dopo qualche secolo di storia nel rito cristiano. Essa può essere portatrice di grande positività e può assolvere a importanti funzioni, occupando alcuni spazi che gli sono propri, cercando di modellarsi sul rito particolare che intende sottolineare e sul mistero che vuole celebrare. È la stessa istruzione Musicam Sacram al numero 65 che indica alcuni momenti, spazi che possono essere occupati per esempio dall'organo, all'inizio, prima del canto d'ingresso, all'offertorio, dopo la comunione e al termine della messa. L'organista, nel momento in cui si inserisce nel rito in simbiosi con gli altri ministri, può contribuirvi con il meglio del proprio sapere musicale, scegliendo delle musiche che si modellino con il tempo liturgico, con i testi propri di quel rito particolare. Credo che anche per le musiche organistiche si possa applicare il concetto di pertinenza rituale utilizzato per i canti. Anche per la musica d'organo è indispensabile che ogni intervento possa divenire elemento integrante e autentico dell'azione liturgica in corso. Il repertorio organistico è vasto e smisurato e buona parte della letteratura è fiorita spontaneamente dal testo e dalle diverse celebrazioni liturgiche. Forse potrebbe essere opportuno far tornare questo repertorio nel suo habitat naturale, senza relegarlo solamente all'ambito concertistico. Ciò vale soprattutto in un paese come il nostro, l'Italia, in cui i cittadini non hanno una cultura musicale di base e partecipano poco, tranne rare eccezioni, ai concerti d'organo. La musica di chiesa strumentale può anche rivestire un aspetto educativo e culturale, oltre che ovviamente cultuale. Per fare ciò però è urgente recuperare il munus, la ministerialità dell'organista, esplicitamente espressa dall'ordinamento generale del Messale Romano al numero 103. Una ministerialità in cui il suo servizio concorre affinché la musica sia più santa, perché più strettamente unita all'azione liturgica, a servizio della stessa e dell'assemblea radunata. 3. Quali strumenti musicali sono ammessi? Non esistono in sé strumenti sacri o strumenti profani. Occorre considerare nel loro insieme alcuni fattori. Anzitutto, il contesto storico-culturale in cui si vive. Gli ottoni, ad esempio, in alcune epoche sono stati impiegati come strumenti tra i più idonei al culto sacro e in altre, invece, proibite perché richiamanti contesti bellici. Il modo di impiego e lo stile esecutivo. Non è sufficiente suonare l'organo, ad esempio, per garantirci un suono liturgico. Occorre anche suonare in un certo modo, diverso da quello galante, salottiero o teatrale. Le caratteristiche tecniche degli strumenti e dell'architettura dove si suonano. Vi sono strumenti armonici e strumenti melodici, i quali rispondono diversamente alle esigenze acustiche di un determinato ambiente, eppure alle esigenze tecniche di guidare, di sostenere e di accompagnare il canto di un'assemblea. Non si può quindi impiegare uno strumento solo perché ci piace o perché è quello che sappiamo suonare. Se è vero che non possiamo condannare a priori nessuno strumento, è altrettanto vero che ogni strumento porta già in sé un messaggio, in quanto richiama un contesto, un repertorio, uno stile, una tradizione. Occorre come sempre equilibrio, capacità di contestualizzare e di saper prendere le scelte più funzionali a garantire alla parola di suonare veramente nel cuore di tutti.